Ciao, sono Alberto di Daico Gioco Componibile e sono qui insieme al mio amico e socio Max. Ciao, ciao a tutti. Per presentarvi insieme questo gioco innovativo, brevettato, progettato e fabbricato completamente in Italia, da noi. No, l'abbiamo fatto in legno naturale, non Assolutamente. trattato, non ha nessuna protezione, proprio per renderlo più ecologico. Sì, Legno volutamente. che proviene da foreste certificate e quindi Siamo niente. qui per raccontarvelo, farvelo conoscere. I pezzi a disposizione sono i seguenti e si possono riconoscere. Spiegami un po', ma come hai fatto sto gioco? Allora, questo gioco è fatto così. Non sono dei blocchetti di legno. Sì, sono proprio dei blocchetti di legno. Hanno una dimensione misurata in centimetri, sono multipli fra di loro. Ma quindi si incastrano tra di loro? Sì, Cioè io assolutamente. compongo la mia costruzione con questi blocchetti. Sì, tu componi la tua E posso costruzione fare con una questi casetta blocchetti. così? Certo, assolutamente, Vabbè. solida. Noi volevamo che fossero poi delle composizioni solide, forti, robuste, perché quello che abbiamo trovato che non ci piaceva erano costruzioni in legno che si facevano fatica a toccare, Sì, perché. perché com'erano? Niente, appoggiavi i legnetti uno sopra l'altro. Invece Esatto, questi qui, cascavano come sono e. fatti? C'hanno questi piolini Ok, e poi. raccontiamolo, Dai, sì. te ve lo racconto. Raccontalo Allora, tu, che ci sei sono questi. stato l'ideatore. Ci sono questi piolini nella parte superiore. C'è una fresata oppure due fori nel blocchetto da 4 cm e voi prendete, lo incastrate oppure con questo qui, lo incastri così. E via, E niente, si comincia, si costruisci. inizia, Sono modulari, sì. quindi io prendo il blocchetto da 6 cm, ne metto insieme uno da 4, uno da 2, poi dopo vado avanti, quello da 6, dopo ne abbiamo un altro da 2. No, non ne abbiamo qua, niente, No, abbiamo vabbè. portachiavi. Ah, ecco, perché abbiamo fatto anche i portachiavi e quindi qua li Possiamo metti. tirarlo via dal camino. Ah, è vero. Possiamo tirarlo via dal E camino. costruisci. Esatto. Questo gioco vi permetterà di sviluppare la vostra fantasia, tornare a creare, a ideare. E noi, nella nostra intenzione, abbiamo costruito dei kit. E ne costruiremo tanti altri, comincerete a trovare sul nostro canale YouTube i video, i tutorial per la costruzione dei kit, perché anche qui abbiamo voluto non eseguire e non affidarci al cartaceo come istruzione d'uso del Ah, meglio il montaggio. video. I Meglio il video, ragazzi sì. moderni devono usare il video. Sì, Ma in questo ci hanno aiutato i figli. sì, esatto. Che devo dire che loro ci giocano un sacco, eh. Sì, Ma devo senti un dire, po', sì. ma cosa sono allora? 2 centimetri, 4 4 centimetri, centimetri, 6 centimetri, 8, 8, 12 e 10. 10. Allora c'è prima il 10, poi il 12. E questi Esatto. qui cosa servono? Questi sono i tetti Ah, per fare gli i tetti per spioventi. le case, sì. Ma senti, ma cosa si può costruire oltre a queste cose? Vedo che qua cosa c'è? Un omino. Sì, questo è quello che ha costruito tuo figlio quando ci ha lasciato un po' di stucco, che in 3 secondi è riuscito a costruire questo robot. Poi vabbè, siamo in E tema. poi Se per Natale. siamo in tema natalizio, eccolo lì, un bel pino natalizio. Poi non ce l'abbiamo qua da far vedere, però abbiamo fatto anche la slitta con le renne Sì, del Babbo esatto. Ma la Natale. troverete su Instagram, la troverete Esatto, perché su abbiamo anche il Instagram. canale Instagram, Daico Gioco Componibile, Esatto. È il nostro. Abbiamo Facebook, Sì, dove vedrete un po' di ci foto, trovate, ci siamo dati da poi fare. potete sempre scriverci per qualsiasi Sì. informazione alla mail che vedete sotto il video. Esatto, è che trovate sotto le scatole. Sotto le Sotto le scatole scatole. trovate tutti i nostri indirizzi dove trovarci. Quindi. Ok, senti, ma gli facciamo vedere anche cosa Sì. siamo riusciti a fare in un giorno? Facciamo un po' di Adesso dobbiamo spazio. fare un po' di spazio perché abbiamo fatto una bellissima costruzione, Sì, ci siamo un così pochettino spinti. vi Ci siamo un potete pochettino rendere spinti. conto che cosa si può fare. Sì, Perché dove si l'unico può. limite qual è? La fantasia.
Sì, l'unico limite è la fantasia. Allora, aiutami, perché se cade fa un disastro. Esatto. Ecco, questo qui è un piccolo esempio. Piccolo, perché si può veramente andare molto oltre. Esatto, lo facciamo ruotare, castello. Esatto. Questo l'abbiamo realizzato proprio per gioco, anche sì, perché per gioco e agli albori, esatto, all'inizio. Con i prototipi del Daico, infatti il legno è un legno, sono tutti legni particolari diversi. Abbiamo dei pezzi in pero, in rovere. Molto carini. Ce n'è qualcuno anche in Mogano? Questi erano pro. Il Mogano è andato a finire... Niente, abbiamo fatto tutti i portachiavi con Mogano. Sì, il Mogano è andato a finire per i portachiavi. Adesso invece lo facciamo in legno di abete. Sì, sì. Che è un po' più morbido, si lavora meglio negli incastri. Perché è leggero, perché dobbiamo pensare prima di tutto ai bambini. A renderlo facile e veloce da interpretare, esatto. E invece magari quando anche i papà si appassioneranno, no, ma secondo me qualche pezzo un po' con dei legni un po' esotici, un po' particolari, esatto. Sempre certificati, chiaramente, ovvio, ma fortunatamente in questo settore c'è una buona serietà da parte dei fornitori. Sì. E quindi andiamo abbastanza tranquilli. Ecco, insomma, questa è una prima presentazione del nostro prodotto. Questo prodotto dove la trovano? Lo trovano nei migliori negozi di giocattoli, che adesso stiamo distribuendo. Ma comunque, se avete difficoltà a trovarlo, non c'è problema. Voi ci chiamate e noi possiamo spedirvelo direttamente. Esatto, trovate qua. Trovate il nostro indirizzo. Cioè, ci mandate la mail. Trovate la mail, trovate il nostro canale YouTube e trovate quello che vi serve per trovarci. Okay. Quindi adesso, aspetta che spostiamo un attimo il castello e vi facciamo vedere cosa c'è in commercio adesso. Pronto? Mm-mm. Abbiamo i tre kit, i tre kit che sono l'arena, che è questa, e questa è la sua confezione. Poi abbiamo la casetta. E abbiamo la sua confezione. Le confezioni sono tutte uguali come dimensioni e poi cambiano il contenuto. E poi c'è kit scala che ve lo lasciamo a sorpresa, perché non l'abbiamo in questo momento qua costruita. Avevamo già abbastanza cose da mettere, non abbiamo più spazio. E niente, poi vi ricordo sempre i nostri portachiavi, esatto, che potete trovare anche da fare un regalo, poi li regaliamo anche noi ai nostri amici, aiutateci, insomma, ce li abbiamo fatto due versioni, stampate a caldo, stampate color oro, certo, siamo due artigiani e questo è il nostro piacere, insomma. Esatto, io direi che ci possiamo salutare. Iscrivetevi al nostro canale, perché troverete i tutorial per le istruzioni d'uso dei vari kit. Sono questi i primi tre e ne seguiranno tanti altri. La fantasia non ci manca. Arrivederci. Un saluto da Alberto, da Massimo e dalla nostra mascotte del Daico. Esatto, molto bene. Okay. Arrivederci a tutti e grande entusiasmo, giocate e sviluppate la fantasia. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao.